I primi gol in Serie D del classe 2004, Edoardo Bartolozzi, la seconda rete consecutiva di Akamadou, le parate del 2003 Dainelli, ma anche la caparbietà e la grinta dei giovani senatori del gruppo, da Frascadore a Sinisgallo, da Francalanci a Saccardi, passando per Cecconi, Gozzerini e Borgarello, tutti gli altri. Così lo Scandicci vince al Turri, finisce 3-2 contro il Sant'Angelo, prestazione prima di qualità, poi di carattere, grande forza di volontà per il primo successo in campionato e tre punti che fanno un gran bene anche alla classifica. Il primo squillo è del Sant'Angelo, ottavo minuto, tiro di Panatti dal limite, para Dainelli, è la prima da titolare con la maglia dello Scandicci. Un minuto più tardi, proprio i Blues, oggi in completo bianco, passano in vantaggio, palla verticale per Gozzerini che scappa sulla sinistra, palla precisa per Bartolozzi che insacca, 1-0, primo gol in Serie D per il giovane classe 2004 dello Scandicci che esulta con i compagni. Il Sant'Angelo risponde al 15° con un calcio di rigore assegnato dall'arbitro per fallo di Edmengue su Zazzi. Dal dischetto si presenta Bugno, ma Dainelli è bravo ad intercettare il pallone e a lasciare lo Scandicci in vantaggio, parata importantissima per l'economia della sfida, perché lo Scandicci continua a farsi vedere davanti. 26esimo, Sinisgallo dalla sinistra, rientra e calcia, il portiere si rifugia in corner, ma proprio dal calcio d'angolo seguente dalla sinistra, sempre di Sinisgallo, sponda aerea di Francalanci sul secondo palo, colpo sotto di misura di Akamadou e Scandicci sul 2-0 contro il Sant'Angelo. Alla mezz'ora ancora padroni di casa, azione insistita, palla a Borgarello che controlla e tira, per poco non sorprende il portiere. Pochi secondi più tardi, alla mezz'ora, Francalanci di testa in becca a Akamadou, sterzata e imbucata per Saccardi che si coordina, tutto molto bello, soluzione però debole. La risposta del Sant'Angelo arriva poco dopo, un minuto più tardi, con un tiro da fuori di Panatti, bravo Dainelli a deviare la conclusione. Lo Scandicci però fa male, ancora in avanti con l'assetto offensivo di mister Rigucci, ripartenza con Saccardi che becca Gozzerini, il quale brucia sullo scatto l'avversario, supera in lob il portiere, ma l'ultimo difensore recupera in extremis quasi sulla linea evitando il tris. Si va così al riposo su 2-0 per lo Scandicci. Ad inizio ripresa si vede il Sant'Angelo con uno schema da corner, va al tiro Ciccone da fuori, palla al lato. Pochi minuti più tardi, quinto minuto, ancora ospiti con la palla in aria per Gobbi, girata di Mancino, grande la risposta di Dainelli che evita la rete. Ed è ancora una parata provvidenziale perché prima del quarto d'ora lo Scandicci va sul 3-0, Cecconi esce dal traffico sulla sinistra, Sinisgallo corre e allarga per Bartolozzi, sterzata e tiro, deviato da Bosco, palla in rete e tris dello Scandicci, doppietta per le classe 2004 Bartolozzi. E Scandicci che è pericoloso, tre minuti più tardi anche con Sinisgallo, punizione alta di poco sopra la traversa. Il Sant'Angelo però rientra in partita al 25esimo con Gobbi che sfrutta una sponda aerea di Pesenti, si coordina e insacca a fil di palo, 3-1. Quando mancano 20 minuti alla fine della partita, 33esimo, poi ancora ospiti in rete con la palla che arriva ancora in area a Gobbi, controlla e si gira, superando ancora Dainelli per il 3-2. Ultimi 12 minuti di recupero, quindi con il Sant'Angelo che spinge, ma lo Scandicci si difende bene e spreca anche un paio di ripartenze. L'ultima occasione per gli ospiti al 42esimo con la proiezione offensiva di Bosco che dalla destra sterza e tira, risponde ancora presente però Dainelli che chiude la porta
finisce così dopo 5 minuti di recupero con lo Scandicci che batte 3-2 il Sant'Angelo. Vittoria meritata per i padroni di casa, anche se con un po' di sofferenza nel finale, ma 3 punti che rilanciano lo Scandicci in classifica e anche nel morale.